sta scendendo il sole qui a Sepphoris. Oggi è la festa di Santi Gioacchino e Danna e qui dietro le mie spalle, qui dove vi sto indicando, c'è quella che era la basilica, il santuario dedicato appunto ai genitori della Beata Vergine Maria, che secondo alcune tradizioni potrebbe essere nata qui, secondo altre tradizioni è nata a Gerusalemme. Questa però è una chiesa ancora in gran parte a struttura crociata, quindi antichissima. Oltre a questo, la chiesa crociata è nata su rovine bizantine. E quindi c'è questa tradizione lunghissima di venerazione di questo luogo, che era un luogo conosciuto anche ai tempi di Gesù. Questa sera, appunto, per festeggiare i Santi Gioacchino e Danna, si celebra una santa messa, verranno i padri da Nazareth e concelebreranno qui in questo spazio, che è quello dell'antica Basilica Crociata. Seguiamo anche noi questo evento, partecipiamo a questa festa e ci uniamo alla popolazione che ha una grande tradizione di fedeltà a questa solennità, a questa festa e a questo luogo. C'è un messaggio particolare della festa di oggi, anche da questa basilica in particolare dedicata ai Santi Gioacchino e Danna? Sì, certo. Noi che abitiamo qui a Terra Santa dobbiamo ricordare che questi posti non sono soltanto una specie di museo o un sito archeologico. È un sito sì archeologico, ma soprattutto è un posto di fede, perché ci parla di una cosa storica. Gesù è venuto tra noi in una famiglia, è nato da Maria Vergine. Maria Vergine aveva una mamma, comunque Gesù aveva una nonna. Ci parla della famiglia, e della normalità di una famiglia. Siete presenti oggi anche voi qui, che abitualmente non vivete qui, ma vivete a Betlemme. Per quale motivo? Sì, siamo arrivati da Betlemme e specialmente a questa bella festa di San Gioacchino e Sant'Anna, perché qui lavorano i nostri sacerdoti della famiglia religiosa del Verbo Incarnato. Allora siamo arrivati di ieri per aiutare un po' a preparare questa festa, no? Nella liturgia, un po' nella pulizia, nel preparare questo luogo bellissimo. Da qualche anno questo luogo francescano sta riprendendo un po' vita, è più ordinato, è stato restaurato in parte. Cosa prevedete per il futuro? Che potrà essere utilizzato meglio? Dunque, il progetto iniziale per Sepphoris era naturalmente di aprirlo alla presenza dei pellegrini, anche dei visitatori. Purtroppo, dico, il progetto iniziale era un'idea di padre Michele Piccirillo Buonanima, e quindi quando, dopo la sua morte, un po' il progetto è rimasto così in un cassetto. Adesso l'idea è certamente di continuare i lavori anche per la presenza dei padri, ma soprattutto per questo rinnovare il luogo di culto originale della chiesa di Sant'Anna.